spero non siate stanchi delle uova. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video, nuove uova. Quest'anno Arte per te è concentrata sul simbolo precipuo della rinascita e della Pasqua, l'uovo. E quindi oggi voglio decorare insieme a voi un uovo in maniera più puntigliosa e certosina. Voglio fare un uovo decorato che sia un oggetto di design da tenere esposto tutto l'anno nelle nostre case, perché ci sono molte persone che fanno collezioni di uova particolari. Quello che vi mostro oggi è proprio un esemplare di questo tipo. Lo faremo in due versioni, una versione facilitata per chi non è bravo a dipingere e una versione invece leggermente più difficile. Sono comunque due versioni veramente basic. Quindi spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare il nostro uovo di Pasqua decorato. Ed eccoci pronti per un nuovo tutorial sulla Pasqua, ma non solo, perché oggi faremo insieme un ovetto che potrà stare in casa tutto l'anno, perché è un ovetto di design decorativo. Io ne ho tantissime sparse per casa e le tengo tutto l'anno. Cosa ci occorre? Semplicemente un ovetto in legno, esistono di varie dimensioni, io con voi userò questo grande, poi dei colori acrilici, io qua ho una selezione di colori Ferrario, i Max Acryl, che sono questi qua nel tubetto di metallo, il tubetto classico, che sono dei bellissimi acrilici dal finish matte, e poi ho preso anche gli acrylic artistic, che sono invece dei bellissimi acrilici con effetto satinato. Tutto quello che uso nel video lo trovate anche nel box info, e questi me li ha inviati l'azienda per lavori che devo fare con loro, quindi questo non è un video in collaborazione con l'azienda, ma li avevo in casa e li sto usando. Poi userò dei buoni pennelli, mi serviranno dei pennelli piatti che non lasciano troppo traccia di passaggio delle setole, quindi ho scelto un Tintoretto 14 in setola di bue che ha una maggiore presa del colore, e un tintoretto linea verde sintetica 378 lingua di gatto, come piacciono a me, i miei preferiti, che ha una bellissima stesura piatta del colore senza traccia di passaggio di setola. Poi mi servirà un bulino con punta tonda e un pennellino piccolissimo 000 per le rifiniture. Cominciamo subito. Come avrete capito, io ho scelto i toni del turchese per fare il mio uovo, infatti qui ho il numero verde turchese del Max Acryl, il bianco che è il numero 01, e poi ho due toni che vanno sul verde turchese e turchese di questi satinati. Un bicchierino con dell'acqua e naturalmente l'immancabile pezzetta. Se non siete bravi a dipingere ma non volete rinunciare all'idea di farvi un ovetto decorato fatto in casa, potreste aiutarvi con gli stencil. Gli stencil che io preferisco in assoluto, ragazzi, vi giuro, non ve lo dico perché me li hanno mandati, ma li preferisco, li prendo anche per progetti come questo, che non sono progetti in collaborazione con Bobbanni, sono gli stencil Bobbanni, sono degli stencil in silicone flessibili che si attaccano alle superfici e non si spostano, quindi vi danno la possibilità di tamponare bene e non avere il problema di dover spostare velocemente l'oggetto, perché tanto lui sta là e non si muove. E ci sono tantissime forme piccole che potreste prendere in esempio. Io vi metto qua sotto nel box informazioni i link utili per averli, ma non so sinceramente in Italia chi li distribuisca, non so le spese di spedizione a quanto ammontino, ve li faccio vedere giusto perché se andate magari all'estero e volete comprarli non ve li fate scappare assolutamente. Come prima cosa verso il mio turchese nel bicchiere, allungo con del bianco il mio turchese perché la base io la darò più chiara. Io non passo il gesso perché questi colori hanno un buon margine di aggrappaggio, non hanno bisogno di grandi substrati di colore. Mi piace anche vedere la trama del legno sotto più grezza. La seconda mano di colore la darò con un finish satinato in modo da avere una base aggrappante e poi un colore sovrastante che sia più appunto satinato. È anche un tono leggermente diverso, ma vedrete che non si noterà tantissimo visto perché c'è il fondo sotto,
che rilucerà, appunto rifletterà sul colore. Quando si dà un fondo, questo comunque continua a partecipare anche del colore sovrastante, dandogli dei riflessi più o meno squillanti. In questo caso questo è più squillante, ma il tono viene abbassato dal fondo. Ok, mettiamolo ad asciugare un attimino e faccio quello piccolo. Allora, e lo faccio in maniera speculare, quindi se lì ho fatto il fondo chiaro, qui utilizzo il colore scuro in purezza. Il pennello, ragazzi, è sempre lo stesso, perché l'influenza che può avere, però visti da vicino il colore scuro non è abbastanza scuro, quindi prendo una punta di nero, diluisco il nero nel mio colore. Perfetto, ho il colore che volevo. Vedete questo pennello come trascina il colore e non lascia traccia di sé? Per questi oggetti è sempre bene un pennello di questo genere, anche se poi, per esempio, io questi ovetti li ho per casa ma non li ho mai verniciati, mi pare, però a voi consiglio di verniciarli, perché è più giusto, vengono più protetti anche dalla pulitura. Anche il fratellino minore mettiamolo ad asciugare. Confrontiamo i colori, vediamo se stanno bene insieme. Direi proprio di sì. Adesso riprendo l'ovetto grande e comincio la decorazione. Quindi comincio ad occupare con gli spazi scuri le zone che poi vorrò decorare. Vi conviene farvi un disegno se non siete abituati a decorare degli oggetti, quindi tracciate la sagoma degli spazi che volete occupare. Io lo farò a mano libera, ma vi metterò le ovette finite sulla pagina Facebook, in modo che voi, aprendo la foto, possiate avere più o meno lo schemino. Insomma, basta che vi stampate quella foto e poi vi ricalcate le tracce su un foglio di carta velina, li avrete a vostra disposizione. Quindi io vado così un po' tranquilla e decido che, per esempio, la parte sommitale che voglio dipingere è questa. Qui devo cominciare a diluire leggermente il colore, perché avendo due strati di colore sotto fa abbastanza grip. Quindi, per capire se il cerchio è fatto bene, dovete guardarlo dall'alto. Per esempio, il mio qui è un po' più basso, quindi vado subito a sistemare ancora qui. E faccio la stessa cosa anche con la parte inferiore. Ok, adesso tiriamo due linee sui laterali, una da una parte, così, che poi ingrandiremo ovviamente, e una dall'altra parte. Per farle proprio speculari, guardate dall'alto. E adesso allargo le mie linee. Facciamo asciugare questo ovetto, che adesso è diviso così in un fronte e in un retro, e andiamo a fare la stessa cosa col fratellino minore. Ok, lasciamo riposare. Allora, prendo il colore più scuro, faccio un cerchio, quindi traccio delle linee, una sul fronte, una sul retro, una qui, una qui, e poi vado in modo speculare, in modo da essere certa di occupare tutte le porzioni. Fatto questo, sviluppo le mie gocce. Ecco qua. Poi, per qualche sbavatura o qualche cosa che non mi è venuta proprio come volevo io, riprendo il colore chiaro e ricontorno le gocce. E facciamo la stessa cosa anche nella parte inferiore, quindi gocce nella parte superiore e gocce anche nella parte inferiore. E voilà, sopra e sotto, ad asciugare. È il momento della pittura, è il momento un po' più difficile. Allora, qui
Io vi posterò poi il quello che ho dipinto sulla pagina Facebook di Arte per Te. Potete farvi, come vi dicevo, la fotocopia, quindi ricalcarla, fate un po' come vi pare, insomma non devo essere io a dirvi quello che dovete fare, oppure potrete usare gli stencil. Farò qui un tulipano, stilizzato ovviamente. Poi col dot faccio qualche puntino di riempimento che si aggancerà alla decorazione laterale. E voilà, tutto decorato nella parte frontale. Adesso lo faccio asciugare. Ok, così è la decorazione, che poi risalterà moltissimo dopo la verniciatura. Quindi sul retro vorrei farvi vedere come funziona lo stencil. Allora, vi faccio vedere. Questo è uno stencil. Lo appiccico. Naturalmente dovrò leggermente modificare il disegno perché il mio stencil è molto più grande di ciò della superficie. Quindi prenderò una delle rose e andrò col colore scuro a picchiettare. Il fatto che siano in silicone morbido mi consente di voltarli, quindi di farli aderire a poco, a seconda della parte del disegno che sto facendo. E questa cosa è comodissima, no? Comoda, vedete, ho fatto la rosa, ora abbasso lo stelo e vado. Ma ora tolgo, voilà, metà del lavoro è fatto, vedete? Certo, viene più freddo, così viene più dolce, in questa maniera viene più fredda. Insomma, io le altre uova mie che ho a casa le ho fatte, vi faccio vedere un altro vetto. Per esempio, qui ho quello rosa, le ho fatte speculari, no? Uguali da una parte e dall'altra. Queste le sto modificando per farvi un po' vedere. Ok, fatto lo stencil, però ci aggiungo anche del mio. Allora, adesso prendo il colore chiaro, prendo un pennellino 000 e inizio la rifinitura dei miei, del mio lavoro. Come faccio? Semplicemente facendo delle palline chiare attorno al cerchietto, che io preferisco fare col pennellino più che con il dotter, perché ho più controllo sulla pressione delle setole. E il colore rilasciato in maniera più piena. Poi faccio delle palline distanziatissime, perché ne faccio una, è come se ci fosse lo spazio per un'altra, tra l'una e l'altra ne metterò una bianca. Fatto questo, guardate come esce bene, faccio la stessa cosa sul margine superiore dell'uovo, qui, proprio parto e vado. Lateralmente lo faccio anche dall'altra parte, stando attenta a non mettere le mani sui puntini che ho appena fatto. Ok, faccio asciugare tutti i puntini azzurri, sciacquo il pennello e comincio a immettere i puntini blu.
i puntini turchese scuro. Allora, all'interno delle gocce, partendo dal centro, 1, 2, 3 e via via contornandole internamente. All'interno del centrale, così, tutto attorno. Puliamo bene il pennello e adesso prepariamoci per immettere il bianco, che vedrete darà proprio una botta di rinascita a tutto l'ovetto, conferendogli una colorazione meravigliosa, facendo risaltare i turchesi e nello stesso tempo dando stabilità alle forme, facendo capire un po' di più ciò che abbiamo fatto. Comincio con un giro al centro e poi metto un puntino accanto ad ogni puntino turchese scuro fatto precedentemente. Visto com'è tutto subito wow, si illumina? Bene, faccio la stessa cosa anche nella collana di palline subito fuori dal cerchio. Mentre con gli altri colori ci siamo potuti permettere qualche sbavatura, qualche incertezza, qualche apposizione differente, col bianco dobbiamo essere molto molto precisi, perché il bianco si vede, non confonde l'occhio, chiarifica. Quindi tutto quello che facciamo in bianco deve essere estremamente preciso e pensato. E adesso continuo su tutte le gocce, poi su tutte le collanine, ad intermezzare un qualunque pallino colorato con sempre un pallino bianco. Ok, terminato in tutto il suo splendore, fresco e semplice nella parte anteriore e poi una meraviglia, un tripudio di lavorazione sui laterali e sulla parte sommitale, che è poi quella che riluce di più, quella che si vede maggiormente, un po' presa dalla decorazione russa questa parte qua, molto molto bella anche la parte inferiore ovviamente, poi qui il retro che vi ho fatto con lo stencil, anche lui molto gradevole, anche se un pochettino più complesso nelle forme, comunque eccolo qui. Il nostro ovetto è pronto, ora termino anche l'altro, quello piccolino, in maniera speculare, ma comunque l'immissione dei puntini e del disegno sarà la medesima, quindi è inutile tenervi qui per completarlo, e poi nelle foto scoprirete com'è diventato anche questo. Quindi buona Pasqua, che sia una Pasqua creativa, che sia una Pasqua preziosa e soprattutto che sia una Pasqua che vi porti tanta gioia e serenità. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Visto che bello quest'uovo, visto che bella la mia collezione di uova, ne ho tantissime disseminate per casa. Sapete quando ci sono quegli angolini un po' spogli? Mettete 2 o 3 di queste, appoggiate così su un tavolino e subito fanno casa, riempiono. A me piacciono tanto, spero piacciono anche a voi. Fatemelo capire regalandomi un bel pollice in su e soprattutto condividendo questo video sulle vostre pagine Facebook. Questo aiuterà Arte per Te a crescere un altro po' e di questo io vi sono, sapete, sempre sempre estremamente grata. Vi aspetto anche sui miei 2 altri canali, Ombretta e 2 cuori 1 cappa. Vi metto i link nel box informazioni e state vedendo anche i link qui alla mia destra e alla mia sinistra. Iscrivetevi anche lì, vi aspetto numerosi, mi raccomando. Bene, non mi rimane altro che salutarvi, augurarvi una splendida Pasqua e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto.
Alla prossima, ciao!